Stiamo monitorando l'intero avanzamento delle condizioni avverse meteo fin dalla giornata di ieri e fin dalle prime ore di questa mattina, con un costante e continuo coordinamento con le province, con i soggetti gestori dell'autostrada, con l'ANAS e ovviamente con le prefetture attraverso il nostro centro funzionale Abruzzo. La situazione per ora è interamente sotto controllo. C'è una situazione abbastanza tranquilla, alquanto tranquilla, con alcuni picchi per quanto riguarda l'Alto Chitino, l'Alto Aquilano e le zone montane del Pescarese, fra Maiella e Gran Sasso, per cui questo ci induce, come abbiamo fatto, a essere pronti a dare un sostegno soprattutto alle province che stanno vivendo davvero momenti difficili per quanto attiene all'approvvigionamento di talune scorte, come per esempio quello del sale. Abbiamo deliberato proprio ieri una quantitativo adeguato da fornire proprio alle province e se necessario ci torneremo anche domattina con un'ulteriore seduta di giunta. Nelle prime ore della notte, quindi mattinata del 31, la situazione dovrebbe cominciare a migliorare, se non sotto il profilo della temperatura, sicuramente sotto il profilo delle precipitazioni nevose, e questo ci fa comunque ci induce a pensare che soprattutto per quanto attiene le località turistiche si possa gestire la situazione del 31 e del primo dell'anno con una calma maggiore di quella odierna.